Allora, buonasera a tutti, ci vediamo oggi per una questione piuttosto delicata che riguarda appunto l'applicazione del sistema delle concessioni nell'ambito del nuovo codice dei contratti. Un sistema, quello delle concessioni, che ha ricevuto delle rilevanti innovazioni da parte del codice, innovazioni che sono tutte quante sicuramente da dover essere ben assimilate perché abbastanza impattanti rispetto al precedente sistema, soprattutto per quanto concerne la configurazione delle concessioni. Il codice in questo senso risulta molto più chiaro del passato sulla configurazione appunto dell'istituto giuridico e questo determina una conseguenza estremamente rilevante. Sarà molto più difficile confondere i due sistemi, quello degli appalti da un lato e delle concessioni dall'altro, e quindi bisognerà acquisire una particolare abilità nel distinguere le circostanze nelle quali effettivamente si è in presenza di una concessione invece che di un appalto per applicare le corrette regole che sono previste dalla normativa. Non è una questione soltanto di definizione appalto-concessione, i due istituti non sono equivalenti, sono profondamente diversi ed è una diversità che riguarda evidentemente la costituzione stessa dell'istituto giuridico che cambia in maniera radicale, ma che ha dei rilievi estremamente importanti, soprattutto per quanto riguarda l'operatività. Vabbè, è evidente che il contratto di concessione è diverso da quello dell'appalto, ma soprattutto le cose che cambiano sono i valori delle soglie, no? E le procedure per individuare il contraente. Da questo punto di vista ci dobbiamo ricordare che l'ANAC da sempre avverte le amministrazioni di agire con particolare discernimento e prudenza proprio per individuare le casistiche nelle quali operi l'uno o l'altra fattispecie, perché il rischio è che qualificando erroneamente un certo affidamento di lavori o di servizi come concessione invece che come appalto di lavoro o appalto di servizi, possono essere applicate regole procedimentali di individuazione del contraente che stravolgano le cautele che invece sono imposte dalla normativa europea, dandosi così vita ad affidamenti che risultano essere illegittimi. Quindi il codice, nella diciamo, reimpostazione delle definizioni, delle modalità operative, deve essere considerato come una mano d'aiuto estremamente utile e importante per capire esattamente dove ci si trova, e questo però naturalmente implica anche l'abbandono di vecchi schemi, di vecchi sistemi definitori che sicuramente non sono adeguati rispetto alle indicazioni del codice, che come noi sappiamo sono anche il recepimento delle direttive europee. Da questo punto di vista vanno considerate come vincolanti e dobbiamo leggere le norme alla luce di un'interpretazione orientata appunto a queste direttive europee e orientata anche a prendere atto che se viene imposto un cambiamento operativo da parte delle norme non possiamo che diciamo, sottoporci a soggettarci a questa imposizione. Andiamo allora a guardare esattamente di cos'è che parliamo alla luce proprio delle definizioni che sono contenute, come sappiamo, nell'articolo 3 del codice dei contratti, che risultano estremamente utili proprio per inquadrare il tema. In particolare, le concessioni sono definite qui all'inizio delle lettere U, V, V, Z, Z, e abbiamo proprio delle definizioni estremamente chiare, semplici, che poi però vengono meglio precisate nella normativa di sviluppo della configurazione delle concessioni. Di che cosa stiamo parlando? Concessioni di lavori e servizi sono definiti quasi nello stesso modo, evidentemente la differenziazione consiste nell'oggetto della prestazione. Si tratta, nell'ambito delle concessioni, di stipulare un contratto a titolo oneroso. Questo significa quindi che ci deve essere evidentemente una sinallagma, una possibilità da parte del concessionario di fare fatturato, di acquisire quindi un compenso, un contratto che va stipulato per iscritto, ma questo è pleonastico, lo sappiamo, in virtù del quale le stazioni appaltanti affidano l'esecuzione dei lavori, oppure forniture e gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavoro nel caso di concessione dei servizi,
E questo è l'aspetto fondamentale del codice, riconoscendo a titolo di corrispettivo non un prezzo, ma unicamente il diritto di gestire le opere o di gestire i servizi oggetto del contratto, o tale diritto accompagnato da un prezzo con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. Allora, queste due definizioni delle lettere U e VV già di per sé cominciano a chiarire il nuovo sistema. Il corrispettivo non può consistere in un prezzo come accade nell'appalto, ma è derivante il corrispettivo nel diritto di gestire il lavoro o il servizio. Quindi viene acquisito, diciamo, il beneficio economico per il concessionario dall'esercizio dell'attività gestionale, tendenzialmente ovviamente di natura commerciale, che è connessa alla concessione acquisita. Tendenzialmente la concessione dunque dovrebbe essere un sistema di totale esternalizzazione da parte della pubblica amministrazione, che rileva l'esistenza di un bisogno pubblico, no? E fa sì che questo bisogno venga realizzato non con l'opera diretta della pubblica amministrazione, ma avvalendosi di un privato che garantisce la realizzazione di questo bisogno mediante la costruzione di un'opera o la sua gestione o mediante la predisposizione dei servizi gestionali che ne sono necessari, ricavando il privato direttamente nella messa a disposizione dell'utenza il proprio consenso. Quindi il concessionario non è un appaltatore, non è un soggetto il quale ci si avvale per garantire un servizio e quindi lo si compensa a questo scopo, ma è proprio il soggetto che eroga il servizio, da qui la concessione, e acquisisce il diritto di acquisire a sua volta tutte le entrate che sono connesse all'esercizio di questa funzione. Ecco perché il corrispettivo è unicamente il diritto di gestire le opere o gestire i servizi, quindi acquisendo praticamente le tariffe, introitando direttamente le tariffe che vengono richieste al pubblico come appunto corrispettivo per l'esercizio di questa funzione. Questo diritto talvolta può essere accompagnato da un prezzo, vedremo in che limiti, ma anticipiamo subito che il prezzo non potrà essere superiore al 30% del valore complessivo del contratto, quindi la compartecipazione della pubblica amministrazione, come si capisce, è abbastanza bassa, inferiore addirittura ad un terzo della diciamo, capacità del concessionario di remunerarsi mediante la prestazione del servizio, ma soprattutto quello che conta è che, al di là della configurazione della remunerazione, che è o integralmente affidata al mercato o misura non supera il 30%, accompagnata da un prezzo che viene assicurato dalla pubblica amministrazione, quello che conta è l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere oppure del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. Conta quindi in maniera estremamente importante comprendere di che cosa si parla quando ci si riferisce al rischio operativo, e di questo si occupa il codice dei contratti, che definisce anche questo concetto, che è profondamente diverso dal concetto che molte volte si è ritrovato in dottrina, in giurisprudenza, riferito appunto alla fattispecie delle concessioni, cioè il rischio di impresa. Nella dottrina, nella giurisprudenza fin qui dominanti, comunque diciamo maggioritarie, si è ritenuto tratto distintivo delle concessioni proprio il particolare rilievo che viene dato al rischio di impresa. Ma il rischio di impresa in realtà non può essere un tratto distintivo delle concessioni, perché vale anche per l'appalto. Nel momento in cui qualunque operatore economico viene consultato dal mercato perché proponga l'esecuzione dell'opera, del servizio o la prestazione della fornitura, diciamo, in modo tale da assicurare un introito, assicurarsi un introito corrispondente a un prezzo a base di gara che viene rimodulato attraverso la sua riformulazione con ribasso, è chiaro che si assume comunque un rischio di impresa. Il rischio, ovvero, sia che la remunerazione proposta mediante il ribasso sia effettivamente in grado di assicurare quelle fonti di introito, quelle fonti di guadagno utili per avere appunto un
un profitto. Ed è un rischio di impresa che è connaturato a qualsiasi modalità con la quale qualunque committente, qualunque cliente entra in contatto con un imprenditore. Quindi qualificare la concessione come tale solo perché c'è il rischio di impresa oggettivamente è insufficiente. Ecco che quindi il codice dei contratti parla di un altro concetto sicuramente molto più significativo che va abbondantemente oltre il concetto di rischio di impresa e si tratta del rischio operativo, che viene definito come rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Quindi capiamo perfettamente che il rischio operativo è legato al mercato, alla gestione della domanda o dell'offerta. Cioè la gestione della clientela, quindi il rischio che vi sia una domanda insufficiente o che vi sia un'offerta eccessiva o la combinazione di entrambi i rischi, è il concessionario che deve assicurarsi la capacità di acquisire la domanda necessaria ad equilibrarsi con l'offerta perché appunto vi possa essere un equilibrio finanziario. E se è il mercato che domina, non ci può essere nessuna predeterminazione di un introito sicuro. Ecco perché non ci può essere il prezzo. Il prezzo di un appalto, di una fornitura, se io compriamo, diamo luogo ad un appalto per l'acquisizione di una fornitura di un bene, un computer avrà un prezzo. Questo è un introito sicuro. Nel caso della concessione, questo introito sicuro derivante cioè dall'impegno, dall'obbligazione assunta dalla pubblica amministrazione di pagare un certo quantitativo di denaro come controprestazione dell'attività svolta dall'operatore economico, non ci deve essere, viene sostituito dal rischio operativo consistente in queste oscillazioni tra domanda e offerta che possono non rendere certo, sicuro, continuativo l'acquisizione dell'introito necessario per la remunerazione dell'offerta. Questo rischio operativo viene trasferito completamente al concessionario. La pubblica amministrazione si limita a individuare il fabbisogno, come abbiamo detto prima, a consultare il mercato per verificare se vi possa essere qualche soggetto interessato e capace di realizzare le attività che sono oggetto della concessione, il quale appunto si accolla questo rischio operativo. E si stabilisce, ai sensi del codice, che il concessionario assuma questo rischio operativo di cui stiamo parlando nel caso in cui in condizioni operative normali, quindi in condizioni operative di mercato, o quelle correnti, non possa essere, non debba essere garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del lavoro e dei servizi oggetto della concessione. Ecco un rischio che va ben oltre il mero rischio imprenditoriale della completa remuneratività del prezzo che viene proposto. In qualsiasi appalto il prezzo può essere più o meno remunerativo. Diciamo, è una politica poi complessiva dell'attività di impresa dell'operatore economico ricavare il proprio guadagno da una serie di appalti, da una serie di contratti che stipula con una pluralità di clienti. Nel caso invece della concessione non vi può essere questa garanzia minima di un introito perché il recupero degli investimenti effettuati non può essere garantito. Quindi, nel caso della concessione, c'è un trasferimento di rischio molto più alto. L'obbligazione contratta al concessionario di porre in essere tutte le attività necessarie per realizzare intanto l'opera o diciamo, l'insieme di attività necessarie per garantire la prestazione a beneficio dei cittadini. Quindi facciamo un'ipotesi evidentemente più semplice per capirci di una concessione che comprende anche la gestione, il parcheggio, è a carico del concessionario effettuare tutti gli investimenti necessari per realizzare naturalmente l'opera pubblica e farsi il calcolo di quanta possa essere la copertura degli stalli, degli spazi per il parcheggio in condizioni operative normali, senza che possa esistervi la garanzia che sui 1.000 posti auto giornalieri messi a disposizione X siano necessariamente coperti. Questa deve essere il mercato a garantirlo, null'altro. Per cui non può partire la concessione
con la garanzia del recupero degli investimenti, perché il recupero degli investimenti può essere determinato esclusivamente dalla capacità gestionale dell'imprenditore di ridurre al minimo il rischio operativo sulla base di una conoscenza approfondita del mercato. E questo vale tanto per gli investimenti quanto per i costi sostenuti, quindi non c'è remunerazione dei costi, non c'è il prezzo per il lavoro, per i servizi. Il prezzo, abbiamo visto, se può esservi e non può essere comunque superiore al 30% del introito complessivo. La parte del rischio trasferita al concessionario, inoltre, deve comportare una reale esposizione alla fluttuazione del mercato, sicché ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Quindi non possiamo neanche immaginare di stipulare dei contratti di concessione tali da limitare gli effetti di erronee valutazioni del mercato, per cui il concessionario possa, diciamo, nel corso della concessione, giungere da noi a pretendere anche soltanto parziale, superiore al 30%, ristoro di effetti negativi di congiuntura di mercato, perché le fluttuazioni del mercato in condizioni normali, a condizione che non vi siano, ovvero sia fattori particolari sconvolgenti, abbiamo vissuto purtroppo in questi giorni per l'ennesima volta il terremoto, quindi situazioni di questa natura qua, a meno che non vi siano quindi elementi fortemente influenti sulla modalità di gestione dell'attività, deve essere considerato normale che nel corso della durata, appunto, della concessione, fluttuazioni di mercato si possono verificare e debbano essere considerate da parte del concessionario. Quindi il tutto sta sostanzialmente nella capacità del concessionario di elaborare un piano economico-finanziario che, spalmato per tutta la durata degli anni, consente effettivamente di rientrare dalle spese e anche guadagnarci. Allora, a questo punto si intuiscono molto bene alcuni aspetti. Laddove la configurazione del rapporto fra pubblica amministrazione e operatore economico venga configurato in modo tale che vi sia una copertura molto alta, molto elevata del rischio operativo, non si può essere in presenza di concessione, si è in presenza di appalto di servizio. Sono ovviamente due aspetti: l'elevato, costo di investimento e di realizzazione delle opere a carico del concessionario, e l'esistenza di un piano economico-finanziario che sia alla base della gestione della concessione. Se mancano questi due elementi, è inutile denominare il contratto, il rapporto che realizziamo con l'operatore economico come concessione, perché di fatto non può esserlo, ma non solo è inutile, è illegittimo, perché poi scattano tutta una serie di conseguenze che vediamo meglio fra poco. Accanto al rischio operativo, poi ci sono il rischio di costruzione, che può essere il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, agli inconvenienti tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. Il rischio di costruzione, che quindi viene anche in questo caso integralmente trasferito in capo al concessionario, si capisce che il concessionario ha tutto l'interesse a realizzare il progetto e le opere previste nei tempi per iniziare al più presto a ottenere la remunerazione derivante dalla gestione dell'opera. Si trasferisce al concessionario anche il rischio di disponibilità connesso alla capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti, quindi deve essere il concessionario in grado di stimare bene il volume delle attività che realizza, e poi il rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, cioè in sostanza il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. Il rischio di domanda è che l'offerta sia eccessiva e l'investimento troppo alto rispetto alla capacità di intercettare una domanda che sostenga effettivamente l'attività svolta. Ora, come dicevamo prima, la distinzione tra appalto e concessione da questo punto di vista diventa molto più evidente con il nuovo codice dei contratti. Ed è evidente perché la scelta tra l'una e l'altra strada, quella della concessione e quella dell'appalto, è dirimente ai fini della scelta della procedura. Il DLGS 50 del 2016 propone una differenziazione molto marcata fra i contratti di appalto
inclusi nel campo di disciplina codicistico, le concezioni, le quali invece obbediscono a regime normativo, soprattutto disciplina della gara, sicuramente semplificato. E infatti, nel caso delle concessioni, la normativa, posta a individuare il concessionario è meno vincolante, non si applicano ovverosia le regole fondamentali poste per le procedure ordinarie. Questo perché l'investimento pubblico dovrebbe essere molto limitato a fronte di un impegno rilevante del privato e quindi le direttive europee, diciamo, consentono che ci sia una disciplina più agile, meno strutturata per l'individuazione del concessionario. Infatti, la regolazione della concessione consiste non tanto nella fase pubblicistica di individuazione del contraente, che è decisiva laddove la controprestazione della pubblica amministrazione sia il pagamento del prezzo. Invece, nella concessione rileva soprattutto la capacità della pubblica amministrazione di definire in maniera chiara i standard di qualità ritenuti fondamentali per i cittadini che debbono essere garantiti dal soggetto concessionario, per permettere poi ai privati che vogliono concorrere di elaborare un piano economico-finanziario di sostenibilità così che poi il servizio possa essere effettivamente reso. Dunque, si vuole dare maggiormente spazio, diciamo, alla pianificazione finanziaria. Non si mette a gara una prestazione finita e definita, ma si mette a gara un fabbisogno, ovviamente con delle indicazioni, un sistema di diciamo, determinazione di quale possa essere il costo complessivo per vedere poi se il concessionario, fermi rimanendo gli standard minimi che devono essere garantiti, sia capace di gestirlo nella maniera più sostenibile possibile. Con un rischio, ovviamente non ci può essere garanzia assoluta di sostenibilità. Il rischio operativo è messo nel conto, quindi si tratta allora di tutto un sistema che individui il rischio e sia capace di ridurlo il più che sia possibile, così da consentire il raggiungimento del beneficio e dello scopo finale. Cosa dispone a questo punto l'articolo 164,2 del codice che regola meglio la fattispecie? Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessioni, in generale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella prima parte e nella seconda parte del codice stesso, e si tratta delle disposizioni che riguardano i principi generali, le esclusioni, le modalità, le procedure di affidamento, le modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi ai requisiti generali, speciali e motivi di esclusione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, i requisiti di qualificazione degli operatori economici, i termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e i termini per le offerte e modalità di esecuzione. Quindi si applicano ridotte, diciamo, al principio di compatibilità queste disposizioni che abbiamo visto prima, che dunque non sono completamente cogenti nel caso delle concessioni, da come dire, adattare anche in omaggio al principio di proporzionalità e in omaggio alla presa di coscienza che la concessione ha aspetti, diciamo, di molto più marcata capacità da parte dell'imprenditore di obbedire alle esigenze del mercato. Specifica meglio l'articolo 166, che l'amministrazione aggiudicatrice, gli enti aggiudicatori, sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente parte, quella ovvero sia relativa esattamente alla disciplina delle concessioni. Quindi, a fronte della qualificazione delle procedure come principi e quindi non come indicazioni cogenti, vi è la ulteriore specificazione che vediamo qui in questo articolo 166, secondo il quale le amministrazioni possono organizzare la procedura in maniera libera, tant'è vero che può essere anche organizzata per fasi, con modalità che devono essere diciamo, capaci di garantire la individuazione dell'operatore economico che sappia meglio assicurare equilibrio nei conti e efficacia nella gestione del servizio. Quindi, il, se
sistema fa sì che venga garantita la libertà di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione del lavoro e la prestazione dei servizi, per garantire appunto il livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Bisogna tenere presente che molte volte le concessioni sono utilizzate come appunto sistema per gestire i servizi pubblici locali, che sono ad accesso universale, cioè sono un diritto per qualsiasi cittadino poterne fruire. E quindi è chiaro che le concessioni devono essere organizzate in maniera molto, molto, molto coscienziosa per far sì che il prodotto sia appunto accessibile a semplice richiesta del cittadino, il quale deve semplicemente obbligarsi ad impegnarsi a pagare la contropartita, ma non può vedersi conculcato il diritto a ottenere le prestazioni previste dalla normativa. Torniamo sul rischio operativo. Abbiamo visto che non deve essere garantito il recupero degli investimenti e che occorre questa reale esposizione alle fluttuazioni del mercato. Questa diciamo, definizione più sintetica è meglio esplicitata poi nell'articolo 165,1 del codice, dove si prevede che nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Anche quindi nel caso della realizzazione dell'opera, nella realtà la remunerazione consisterà nella vendita del servizio connesso all'opera che si è realizzata. Ad esempio del parcheggio che abbiamo presentato poco fa. I contratti di concessione, se vogliamo chiamarli così, poi ci sono tanti problemi, come sappiamo, di definitori, sui quali molte volte si è soffermata la dottrina. In realtà la concessione consiste, come sappiamo, in un fenomeno di trasferimento di poteri pubblici dall'amministrazione pubblica al soggetto privato, ed è questo un atto sostanzialmente unilaterale. La concessione vera e propria è un atto invece obbligatorio che regola le modalità con le quali devono essere esercitati questi poteri pubblici trasferiti. Ma soprattutto, secondo il codice, il trasferimento è relativo al rischio operativo, così come definito dalla norma che abbiamo visto prima. Ed è meglio esplicitato, nel senso che questo rischio operativo è la possibilità che in condizioni operative normali, non condizionate quindi da shock di qualunque genere, di mercato, di calamità naturali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione possono incidere sull'equilibrio del piano economico e finanziario. Ci può essere quella situazione in cui le condizioni climatiche favoriscano un maggior utilizzo del parcheggio, perché se facciamo finta che sia coperto perché piove, e in situazioni invece climatiche che sono ovviamente ordinarie, normali, invece diverse, il parcheggio coperto possa essere meno utilizzato. Sono quindi assolutamente normali oscillazioni che espongono da un anno all'altro, da una stagione all'altra, il concessionario a fluttuazioni di introito. Le variazioni, tra l'altro, devono essere in ogni caso in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Per cui, diciamo, sta al concessionario la capacità di prevedere col piano economico-finanziario queste oscillazioni e di saperle contenere. Sapere che vi sono periodi dell'anno in cui le entrate sono più consistenti rispetto ad altri periodi dell'anno e quindi poter eventualmente anche organizzare l'erogazione delle spese in modo tale da garantire l'equilibrio. Allora, i punti fermi delle concessioni in sintesi consistono nella certa libertà di forma per individuare un operatore economico, tale per cui le concessioni possono essere ancora considerate come forme di regolazione del rapporto tra pubblica amministrazione e privati, come escluse dal campo d'applicazione del codice, con l'eccezione dei principi espressamente richiamati e delle regole particolari poste negli articoli da 164 a 173. Nel precedente DLGS 163 del 2006 era specificato espressamente che le concessioni erano
contratti specifici, esclusi, gestiti in maniera peculiare e disciplinati in maniera peculiare dall'articolo 30, se ben ci ricordiamo. Rimane questa configurazione di specialità anche nel nuovo codice dei contratti, che prevede per le concessioni modalità di individuazione del contraente specifiche che stanno dentro a queste disposizioni della terza parte, praticamente. Altro punto fermo è la necessità che l'operatore economico finanzi la propria attività in maniera largamente prevalente mediante la vendita dei servizi resi con l'attività economica svolta nel mercato, il che comporta inevitabile forte riduzione, addirittura verso lo zero, di un onere economico a carico dell'amministrazione concedente. Come si individua a questo punto il concessionario diventa un tema estremamente importante. L'autorità anticorruzione da sempre considera la concessione particolarmente delicata sotto il profilo dei rischi corruttivi, proprio perché l'erronea configurazione dell'appalto, invece che come tale, come concessione, come si vede, può comportare una distorsione del mercato perché si possono utilizzare sistemi di remunerazione dell'operatore economico che possono violare le garanzie previste per gli appalti. Infatti, nel Piano Nazionale Anticorruzione, il primo, quello del 2013, all'allegato 3 si esemplifica nell'area relativa agli appalti un fattore di rischio molto preciso, quello dell'elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Quindi la concessione può venire fuori, può essere utilizzata come strumento nominalistico di configurazione di quello che è invece un appalto. Perché? Perché le regole procedurali più semplificate possono favorire l'individuazione di un particolare contraente. Questo era più facile, tra l'altro, nella stagione delle DLGS 163 del 2006, perché l'articolo 30 conteneva, come ci ricordiamo, una formula di individuazione dei contraenti molto molto semplificata, molto simile a quella degli appalti, appunto, esclusi l'individuazione di 5 soggetti se il mercato li avesse potuti esprimere da consultare per poi ottenere l'offerta. E quindi la configurazione di una prestazione come concessione invece che come appalto consentiva nel precedente sistema, ma consentirebbe anche adesso modalità molto semplificate di individuazione del contraente che potrebbero essere utilizzate per saltare gli ostacoli, le strettoie e le garanzie che sono invece disposte dalla norma per l'individuazione del contraente. Quindi la concessione si può prestare a utilizzi distorti, sicché è questa la ragione che impone di prevedere una particolare rigorosità per ricondurre il rapporto contrattuale ad appalto o appunto concessione. Ma tutto sommato questa riconduzione dovrebbe essere qualcosa a questo punto di come dire, automatico, di inevitabile. Insomma, ci deve essere un piano finanziario, come abbiamo visto prima, ci deve essere questo accollo del rischio operativo, laddove manchi uno di questi due fattori. Non si può assolutamente parlare di concessione, ma sicuramente dobbiamo, scusate, di appalto, ma sicuramente si deve parlare appunto di concessione, perché sono dei tratti essenziali. Tra l'altro c'è da dire questo: se si tratta di una prestazione che richiede in qualità di concessione un piano finanziario, capiamo perfettamente che la durata del rapporto contrattuale non può che essere lunga in maniera sufficiente da consentire al concessionario il ritorno dagli investimenti effettuati. Per cui anche l'elemento durata della concessione è significativo. Insomma, qualificare come concessione una prestazione anche soltanto di servizi che poi si preveda duri 1 anno, 2 anni, 3 anni, oggettivamente cozza contro la necessità della sussistenza di un piano finanziario che venga utilizzato per il recupero degli investimenti effettuati, perché allora a questo punto è possibile immaginare che investimenti non ce ne siano e quindi manca un elemento fondamentale per la qualificazione della prestazione come concessione. Fino all'entrata in vigore, che
pochi mesi fa, come sappiamo, del nuovo codice dei contratti, la differenza fra appalto e concessione si è ricercata sulla base di una serie di criteri interpretativi evidenziati in particolare dalla giurisprudenza. Il privilegio dato dagli interpreti all'uno o all'altro dei criteri ha condizionato poi la possibilità di qualificare il contratto come appalto o come concessione. Un primo criterio è quello del destinatario. Secondo questo criterio, mentre gli appalti pubblici di servizi l'appaltatore presta servizio in favore della pubblica amministrazione, nel caso della concessione di pubblico servizio, il concessionario si sostituisce alla pubblica amministrazione del servizio e lo eroga direttamente nei confronti della collettività. Il criterio gestionale diciamo, evidenzia che si sarebbe in presenza di una concessione invece che di un appalto qualora l'operatore economico si assume i rischi di gestione della prestazione del servizio, rivalendosi sull'utente attraverso la riscossione del canone. E poi c'è il criterio del costo, secondo il quale si ha la concessione se il servizio viene reso ai cittadini terzi e il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti. Al contrario, si ha appalto di servizi se la prestazione è resa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice che ne corrisponde il controvalore economico. Ovviamente questi tre criteri distintivi non reggono più nel nuovo sistema come viene disciplinato dal codice dei contratti. Perché non, diciamo, viene in evidenza, come ho visto prima, questo criterio del rischio operativo che si avvicina di più al criterio gestionale, ma che si basa sul presupposto di un piano di equilibrio economico-finanziario integralmente al rischio del concessionario e totalmente esposto al mercato. Diciamo quindi che questi tre criteri distintivi oggettivamente non ci servono più, né è sicuramente sufficiente a qualificare come concessione la situazione per cui vi è la traslazione del potere pubblico a un soggetto privato. Non è questo quello che può caratterizzare la concessione ai fini della sua diciamo, disciplina nell'ambito del nostro nuovo codice dei contratti. L'equilibrio economico-finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi, del rischio operativo. Ai soli fini del raggiungimento di questo equilibrio, stabilisce l'articolo 165,2, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo, come abbiamo visto prima, che di fatto non può che essere un contributo pubblico o cessione di beni immobili, qualcosa insomma che aiuti il concessionario nel raggiungimento dell'equilibrio, ma nella logica appunto del contributo non può che essere una somma limitata, in limitata parte. Il grosso da parte del concessionario deve essere ricavato dalla propria attività. Questo contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, ma possiamo dire che il contributo talvolta ha delle connotazioni di natura politica, perché può essere utile per ridurre le tariffe, quindi consentire al concessionario di praticare prezzi, virgolette, politici, così che l'amministrazione possa ottenere un minor sborso economico a carico della propria popolazione amministrata. Ecco, questo contributo può essere riconosciuto mediante i diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, la cui utilizzazione sia strumentale tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. Quindi è possibile, per esempio, ridurre gli oneri a carico del concessionario mettendo a disposizione macchinari, strutture, così da evitare che vi sia un investimento nell'acquisizione, in qualunque modo effettuata, sul mercato di questi elementi necessari per lo svolgimento del servizio. In ogni caso, questo eventuale riconoscimento del prezzo, che va sommato anche al valore di eventuali garanzie pubbliche o di meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, con partecipazione a fondi sociali europei, a qualunque tipo di diciamo, sovvenzione che appunto si possa configurare come contributo pubblico, il cui scopo consista nell'aiutare a mantenere l'equilibrio economico-finanziario, non può essere superiore al 30% del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di tutti gli eventuali oneri finanziari. Quindi il 30%, come abbiamo visto, non è nemmeno un 30% secco,
riferito praticamente all'investimento complessivo, ma è un 30% al lordo di eventuali altri aiuti pubblici di qualunque altra natura del quale il concessionario si possa avvalere nel svolgimento della propria attività. E a questo punto allora si pone un problema molto rilevante relativo alle soglie. Andiamo quindi a guardarci l'articolo 35 del codice dei contratti. Cosa dispone? Che l'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, implica l'applicazione integrale del codice dei contratti per queste soglie che noi ben conosciamo, in particolare la soglia di 5.225.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni. Quindi le concessioni hanno questa soglia comunitaria estremamente elevata, estremamente elevata. Questo implica che, diciamo, superando questa soglia, le garanzie procedurali sono quelle del codice da applicare nella sua interezza, nella sua integrità, pur con le semplificazioni che sono previste dalla terza parte. Come mai vi è questa soglia così elevata? E riflettiamo, c'è una ragione ben precisa, abbiamo detto prima che la presenza di un investimento, la necessità dunque di un equilibrio economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e la sua successiva gestione, o per la gestione del servizio connesso, implicano appunto, debbono implicare una serie di investimenti e il rischio consiste proprio nella capacità di ottenere dal mercato la remunerazione che copre questi investimenti, consentendo anche un guadagno. Se non ci sono investimenti, si capisce perfettamente, non ci può essere concessione. E allora, se ci sono investimenti, questo significa che ci saranno dei piani economici e finanziari che diluiscano negli anni, evidentemente, i costi da sostenere, che cosa consistono? In rate di ammortamento di mutui o di finanziamenti ad altro titolo ottenuti dal soggetto concessionario, in modo tale da ripartire appunto, come abbiamo detto prima, nel corso degli anni l'esposizione dei costi, e così da ottenere anno per anno, mese per mese, giorno per giorno, quel quantitativo di entrate che assicuri questo equilibrio tra spesa certa, quella legata all'investimento e al costo dell'investimento posto in essere, e introito invece commesso al mercato. Ora, siccome il piano di ammortamento degli investimenti, soprattutto se si tratta di investimenti in opere infrastrutturali, è evidentemente lungo svariati anni, è chiaro che il piano finanziario, il piano dei costi per la realizzazione di una concessione, che può durare anche decine di anni, ben possa avvicinarsi facilmente alla soglia di rilievo comunitario. Quindi non è una soglia particolarmente alta, è una soglia credibile, verosimile, soprattutto per le concessioni di lavori pubblici, che tra realizzazione dei lavori e diciamo, gestione del servizio non è affatto inverosimile che si possa con buona facilità giungere a valori così elevati tali da superare la soglia comunitaria. Si ha un problema, si possono applicare le concessioni, le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2. Ritorniamo all'articolo 164 del codice. Ferme restando le disposizioni con l'articolo 146 del Trattato europeo, le disposizioni di cui alla presente parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici. Quindi, sembra che la risposta a questa domanda possa essere negativa. Le concessioni sono una tipologia a sé stante, tant'è vero che nell'articolo 36 nemmeno se ne fa menzione, e sono regolate dunque dalla parte terza del codice dei contratti, da queste norme che di per sé sono già abbastanza improntate al criterio della semplificazione, non sono così distanti dalla diciamo, disciplina semplificatrice che è la filosofia dell'articolo 36.
Le concessioni, ad esempio, sono rette prevalentemente dai principi previsti dall'articolo 30 che abbiamo più volte nel corso di questi collegamenti visto e individuato. Quindi, per un verso si conferma che questi principi sono di natura trasversale e che devono necessariamente essere applicati anche a tipologie contrattuali peculiari per le quali non necessariamente si debbono applicare sempre le procedure ordinarie. Per altro verso, il fatto che si faccia riferimento ai principi dà la certezza, la conferma che diciamo, la disciplina delle concessioni è appunto caratterizzata da questa maggiore agilità e minore strutturazione. D'altra parte, continua. L'articolo 173 al comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 1 e comunque in deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziale è di 22 giorni. E si applica l'articolo 79, comma 1 e 2. Si capisce perfettamente allora qua alcune cose, che diciamo, non ci sono termini massimi, ma termini minimi, che sono anche abbastanza brevi. È possibile spacchettare la procedura in fasi successive, una fase in cui praticamente si acquisisce un primo livello di offerta a specificare per esempio i contenuti del piano e che possa consentire ad esempio all'amministrazione di ammettere alla seconda fase dell'offerta quelle proposte che risultino più convenienti secondo un sistema di selezione e di individuazione di soggetti che poi saranno ulteriormente invitati a meglio precisare nell'offerta la propria proposta gestionale. Quindi si capisce che ci può essere una fase successiva. Come si vede dunque, c'è una peculiarità nell'individuazione del contraente e in questo caso allora il termine per la ricezione delle offerte iniziali viene ridotto a 22 giorni. Come si capisce, si deve utilizzare un'offerta economicamente più vantaggiosa, ma è perfettamente evidente che diciamo, il contatto tra pubblica amministrazione e soggetto concessionario non possa fare a meno del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché qua occorre tenere presente che c'è sempre a guidare tutto il piano di equilibrio economico-finanziario. Quindi bisogna considerare tanti elementi al fine dell'individuazione del concessionario. Di questi elementi, evidentemente, il complesso, l'aggregato piano economico-finanziario è quello fondamentale perché insomma, la scelta dovrebbe ricadere sulla proposta gestionale che risulti la più sostenibile, la più equilibrata, quello che è, quella diciamo, scelta che possa manifestare in maniera più credibile la capacità da parte del concessionario di rendere il servizio a beneficio dei cittadini in modo continuativo, in modo che, pur soggetto alle oscillazioni del mercato, il servizio stesso risulti comunque sempre sostenibile. Non solo, diciamo, ci sono queste facilitazioni, direi, di natura procedimentale, tali per cui viene anche, diciamo, considerata la possibilità di un'offerta per fasi successive, ma vi sono anche indicazioni sulla addirittura configurazione stessa dell'offerta. Guardiamo cosa dice il comma 3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali, quindi si capisce che vi è allora anche la possibilità di ammettere per gli operatori economici la possibilità di presentare un piano di equilibrio finanziario, ma anche un piano operativo gestionale di costruzione con buona libertà di movimento, il che si sposa perfettamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa che deve valutare non soltanto l'elemento del prezzo, ma una serie di elementi qualitativi dell'attività. Addirittura si può arrivare dunque a offerte che propongono soluzioni innovative, diverse da quelle dalle quali parte l'amministrazione nel compulsare il mercato. E se diciamo, questa innovatività consente un livello straordinario di prestazioni funzionali, cioè che stravolge l'impianto
postazione data dalla stazione appaltante che non avrebbe potuto essere prevista però questa soluzione normativa utilizzando l'ordinaria vigenza perché magari si tratta di un copyright, di un brevetto, di un'invenzione, di un sistema che è noto soltanto allo specifico operatore economico che lo propone, allora in via eccezionale è possibile addirittura modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto proprio della soluzione normativa e magari attribuirle un peso maggiore, quel peso che ignorando l'esistenza di questa soluzione, non vi era. In questo caso, allora, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti sulla modifica dell'ordine di importanza dei criteri e rinnova l'invito a presentare offerte nel termine minimo di 22 giorni per consentire anche, in applicazione del principio di parità di trattamento e parità di condizione agli altri, di adeguarsi se ne sono evidentemente capaci. Quindi vediamo come appunto il sistema sia estremamente flessibile e aperto anche a valutazioni diciamo operative utili per garantire che diciamo, la gestione sia capace di affrontare il mercato e mantenere nel tempo la sua remuneratività. C'è allora il problema centrale nella fattispecie delle concessioni che è quello del calcolo del valore stimato. Attenzione, il problema grosso è questo qui. Se si vuole o si deve porre in essere una concessione, come enti, come amministrazioni, come uffici addetti, siamo chiamati ad un'attività molto complessa che è quella della definizione, anche da parte nostra, di un credibile sistema di calcolo per individuarne quali sono gli oneri, perché comunque sì, dobbiamo fare un bando, come si è visto, e quindi consultare il mercato per proporre al mercato di dire la sua, di formulare un progetto che è tanto gestionale quanto economico-finanziario per la gestione della concessione, ma dobbiamo fornire naturalmente degli elementi concreti di valutazione. Da questo punto di vista il codice dei contratti è abbastanza chiaro e ci fa capire che si tratta di un'attività molto complessa per la quale forse potrebbe risultare anche necessario acquisire professionalità o comunque supporti eventualmente laddove eventualmente manchi una specifica competenza che è piuttosto caratterizzata, piuttosto marcata. Il valore di una concessione per arrivare al computo delle soglie comunitarie è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto. Ecco, come vi dicevo, che si può arrivare molto facilmente a importi estremamente alti, perché questa durata del contratto può essere parecchio lunga per consentire il rientro dagli investimenti. E questo fatturato totale deve essere stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatario. Aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori dei soggetti dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Per cui, quando noi ci troviamo nella opportunità, necessità di avviare una concessione, in realtà non dobbiamo fare un ragionamento su cosa è meglio, l'appalto o la concessione, in maniera semplicistica o per abitudine, si è sempre considerato un certo tipo di prestazione come concessione continua così. No, dobbiamo vedere quanto dura, che investimento c'è, se esiste il rischio operativo e cominciare a stenderlo noi un piano economico-finanziario. Perché è il fatturato totale il corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione. Quindi dobbiamo essere capaci di capire, ma se diamo in concessione la realizzazione di questa attività, quale sarà il fatturato totale? E allora, per sapere qual è il fatturato totale, dobbiamo anche sapere quali sono i costi, perché questo fatturato deve coprirli e garantire anche dei margini di guadagno, altrimenti è chiaro che il concessionario non lo troviamo nemmeno. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto il bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, diciamo sempre con la determinazione a contrattare, perché ovviamente nella sfera di cristallo non ci possiamo vedere. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione risulti superiore di più del 20% rispetto al valore stimato,
La stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione, quindi sempre a conferma che la procedura è molto semplificata, è aperta a un contributo decisivo da parte dell'operatore economico. Addirittura si può ammettere che il valore della concessione, quella che viene prescelta, il valore della concessione risultante dall'offerta dell'operatore economico che venga prescelta possa comportare un accrescimento del 20% rispetto al valore stimato. Perché? Perché magari appunto con la precisazione da parte dei concessionari che presentano l'offerta e che magari possono conoscere il mercato in maniera ancora più approfondita o presentare una proposta più convincente rispetto alla stima che abbiamo formulato noi. Bene, si può giungere addirittura ad una crescita, diciamo, del valore stimato. Il valore stimato si calcola secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione per consentire agli offerenti di calcolarlo, di verificare se è corretto e di presentare con cognizione di causa le proprie controproposte. Gli elementi considerati sono il valore di eventuali forme di opzione o di altre forme comunque denominate di protrazione del tempo dei relativi effetti. Quindi dobbiamo vedere se prevediamo una durata iniziale con la possibilità di una successiva esercizio di proroga per di opzione di proroga per l'anno, per l'annualità, per la durata, anche questa da precisare. Cambia tutto perché evidentemente le negoziazioni con i soggetti finanziatori possono scontare delle rate annualmente più basse. Poi bisogna considerare gli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti del lavoro e dei servizi, di tariffe e multe. Dobbiamo ricordarci che il concessionario può essere anche titolare diciamo, delle azioni, delle iniziative per acquisire e introitare direttamente le sanzioni derivanti dal mancato pagamento delle tariffe. Quindi bisogna poter calcolare gli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti di tariffe multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, che sono poi quelle che vengono riversate al bilancio. E quindi bisogna vedere come calcolare gli introiti che restano nel bilancio del concessionario. I pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsiasi forma dall'amministrazione, abbiamo visto nell'ordine di non più del 30%, ma se c'è questa intenzione bisogna evidentemente calcolarla. E questo vale anche per il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsiasi forma conferiti da terzi diversi dalla pubblica amministrazione. Le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione, il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario, dall'amministrazione aggiudicatrice, dagli enti aggiudicatori che risultino necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, ogni premio o pagamento diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati e agli offerenti. In questo calcolo del valore stimato si tiene anche conto degli atti di regolazione delle autorità indipendenti, perché vi possono essere prezzi, costi standard, prezzi imposti, insomma indicazioni del mercato. Ovviamente la scelta del metodo di calcolo del valore stimato non si può fare per perseguire l'intenzione di escludere la concessione dall'ambito di applicazione del presente codice e quindi eliminare alcuni degli elementi, diciamo, che ci si obbliga a considerare per diciamo, sottrarre la concessione alla disciplina del codice dei contratti. Se l'opera e i servizi proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, in questo caso si deve ragionare come sempre si fa, si calcola il valore complessivo della totalità dei lotti per evitare quindi il frazionamento diciamo, non lecito. La durata delle concessioni è illimitata ed è determinata dal bando di gara dell'amministrazione aggiudicatrice in funzione del lavoro o servizio richiesti. Ed è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto dell'attività. La durata massima non può superare il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito,
tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici, come risulta dal piano economico-finanziario. Gli investimenti da prendere in considerazione comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali, sia quelli che magari risultino necessari in corso di concessione per manutenzione, sviluppi, lavori di completamento che risultino necessari. Quindi la durata può essere anche rilevante nel tempo. Allora, come riferirsi, come calcolare questi complessi dati? Non propongo un sistema di calcolo della concessione perché va elaborato di volta in volta. Mi limito a presentare qua un elaborato del CIPE, riferito tra l'altro a fondi pubblici per la realizzazione di progetti di sviluppo di servizi. Mi limito qua a scorrere praticamente le pagine. I riferimenti sono particolarmente complessi per realizzare un piano economico-finanziario alla base di un appalto finalizzato ad una concessione. Insomma, gli elementi da considerare sono moltissimi. La valutazione della possibilità per l'infrastruttura di presentare un ritorno economico, oppure se il ritorno economico potenziale è inferiore all'aspettativa, valutare quali tariffe o ricavi unitari possono essere utilizzati, valutare investimenti alla base dei loro indicatori, la durata del piano economico finanziario, la vita utile dell'opera, il costo complessivo dell'investimento, insomma, tutta una serie di valutazioni economico-finanziarie che debbono essere considerate per capire se diciamo, l'opera, il servizio oggetto della concessione possono essere diciamo, svolti in un certo modo piuttosto che in un altro. Fornire un modello generico e valido per tutti evidentemente non è possibile perché bisogna considerare di volta in volta il tipo di prestazione da realizzare. Quello che c'è da sottolineare a questo punto in chiusura è che evidentemente essendo queste le caratteristiche date della concessione, parlare di alcune prestazioni di servizio come concessione risulta oggettivamente ormai fuori tempo e fuori tema. Per esempio, parliamo della tesoreria. È noto che si è sviluppata una giurisprudenza molto diffusa, molto larga, che considera la gestione del servizio di tesoreria come una concessione, ma si fonda su semplicemente il criterio della traslazione del potere pubblico nei confronti di un soggetto privato, ma nella gestione della tesoreria manca completamente investimento, manca completamente rischio operativo. Il servizio, tra l'altro, non è nemmeno destinato ad una comunità che paga tariffe, ma è un servizio che ha come suo cliente esclusivamente la pubblica amministrazione. Non è più possibile, non lo è mai stato nella realtà, anche se la giurisprudenza invece questo affermava, ma alla luce del codice dei contratti non è certamente più possibile qualificare come servizio, scusate, come concessione il servizio di tesoreria perché risulta essere un vero e proprio appalto di servizi, perché tutti questi elementi caratterizzanti la concessione, il rischio operativo, l'equilibrio economico-finanziario, l'investimento, la necessità di vedere come coprire questo investimento negli anni non ci sono, non ci possono essere. Alla luce di queste valutazioni va anche tenuto conto di questi elementi per capire se, per esempio, un appalto come la gestione della mensa nelle scuole possa essere qualificato invece che come appalto come concessione di servizi. Risulta non impossibile che si tratti di una concessione, ma molto probabilmente se la prestazione richiesta è semplicemente avere diciamo, il personale e l'organizzazione ovviamente del personale che garantisca preparazione dei cibi e il loro poi successivo scodellamento, difficilmente si può pretendere la realizzazione di un piano economico finanziario per la gestione di questo che è null'altro se non un servizio. Tra l'altro, le mense sono qualificate appunto come servizi rientranti nell'allegato 9 al codice dei contratti, che insomma, ci fa capire che molto difficilmente possono essere considerati come concessioni. Lo stesso vale per gli impianti sportivi, è appalto o concessione? Se si tratta sostanzialmente di mantenere in funzione l'impianto sportivo, quindi aprire, chiudere,
gestire il calendario delle attività senza investimenti, senza attività diciamo che richiedano appunto un investimento, soprattutto con la espressa volontà da parte della pubblica amministrazione di coprire integralmente, ormai in maniera molto alta, i costi di utilizzo dell'impianto, non si può parlare di concessione. Quindi, in chiusura, torno a dire che il nuovo codice dei contratti, da questo punto di vista, è estremamente chiaro, definisce le concessioni nel modo, le definisce le regole nel modo con cui abbiamo visto, e come ho detto all'inizio, questo ci impone di guardare la nuova disciplina con un occhio particolare, tale per cui se dovrà essere il caso di cambiare le nostre abitudini e renderci conto che determinate prestazioni che fin qui nominalisticamente erano state qualificate come concessioni, in realtà come concessioni non possono più essere regolate, non possiamo fare altro che prenderne atto. E con questo vi saluto e auguro una buona serata a tutti.